Sapete qual è il campo in cui le automobili hanno fatto negli ultimi anni il passo più grande? La tecnologia. Allora scopriamo cosa offre questa nuova Clio. Lo schermo è da 7 pollici touchscreen ed è interfaccia dei sistemi disponibili sulla Clio. Abbiamo infatti lo Smart Nav Evolution, che è di serie sugli allestimenti più ricchi, oppure l'Air Link Evolution, optional da 500 euro, oppure 1000 se si sceglie anche l'impianto audio Bose. È disponibile comunque Android Auto, un sistema molto utile perché basta connettere lo smartphone con il cavo USB e si trovano tutte le funzioni del cellulare direttamente sul sistema di bordo. Dalla schermata centrale si accede a 6 menu, tra cui telefono, riproduzione dei media, radio e navigatore. Funziona bene ed è abbastanza fluido. Risponde alle necessità di chi guida in modo semplice, grazie anche ai comandi vocali, che aiutano a non distrarsi in marcia. Via radio arriva pure la segnalazione del traffico e la presenza di Velox sul percorso, molto utile soprattutto se vi muovete spesso su strade non conosciute. Questa Clio Dual 2 ha anche il parcheggio automatico, cioè si infila da sola negli spazi abbastanza ampi per farlo, un sistema che si completa con la presenza di sensori a 360 gradi. Non manca il Final Cruise Control, che però non è adattivo. Quello che manca semmai sulla Clio sono dei sistemi di assistenza alla guida, come la frenata d'emergenza automatica oppure l'avviso di abbandono involontario della corsia, ma soprattutto se pensate che questo esemplare costa oltre 22.000 euro. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra, commentate, condividete, iscrivetevi su drivekey.it.